Ciao a tutti, bentornati qui sulla Coronella. Oh, abbiamo quasi quasi finito di portare l'erba al biogas, o per meglio dire nella nostra trincea, su tutti i campi. Un campo l'ho finito di seminare ieri, così che almeno questa è finita. Poi ho impostato questo qui, questo mio bel aiutante, per portare un po' d'erba alle mie pecore, perché qualche puntata fa avevamo comprato le pecore per fare il latte di pecora. E prima che me lo dimenticassi, dico meglio portargli un po' di mangiare alle mie pecore, perché altrimenti non funziona la situazione. Non voglio che mi muoiano le pecorelle. Allora, primo viaggio l'abbiamo già fatto, adesso vi faccio vedere anche il secondo, così vedete anche voi che funziona. Ho fatto una piccola modifica ai percorsi. Se qualcuno di voi ha scaricato i percorsi, va fatto una piccola modifica che adesso vi faccio vedere. Quando ma dove è diretto? È diretto dalle pecorelle, sì. Ho fatto il giro al contrario. Quando ho registrato i percorsi non mi sono accorto che il percorso passasse attraverso il trigger dove verranno fuori, dove viene fuori il latte, ok? E quello è un piccolo percorso, una piccola deviazione che va fatta. Adesso ve la faccio vedere, così che almeno se qualcuno di voi ci ha già giocato, probabilmente l'avete già fatta. E la deviazione è questa. Allora, lui cosa fa? Normalmente va dritto qui, no? E scaricava l'erba. Adesso vedete il pezzo nuovo, questo qua in verde è il pezzo nuovo che l'ho lasciato apposta in verde, così ve lo, mi veniva meglio farvelo vedere. Allora, lui normalmente cosa faceva? Arrivava da qui, andava dritto e si attaccava a questo pezzo qui, che è quello esistente, quello marrone, quello esistente, ok? Io cosa ho fatto? Che essendo che viene fuori il latte qui, questa parte qua dà fastidio, no? Allora ho creato questo pezzetto qua, è una deviazione, che ho tolto il pezzo dritto e ho fatto questa piccola deviazione, così che lui riesce comunque a scaricare. Adesso non scarica più perché sicuramente il trigger delle pecore è pieno, ma non scarica, ma poco fa ha scaricato benissimo, il che significa che così funziona. Se vogliamo, forse sarebbe meglio, dov'è? Guardate che non trovo. Allora, visto che comunque lo devo disattivare, vediamo un po' come si è messi. Cibo 60.000, sì, il trigger era il coso delle pecore è pieno, per quello non scaricava più. Ah, gli ho portato due viaggi, questo era il terzo, ormai si era riempito. Allora, qui andiamo a vedere il percorso nuovo, tutto quello verde, vedete? Allora, questo lo facciamo beige, così questo è secondario, e se lui ha bisogno di girarsi o qualsiasi cosa, lui la fa da qui. Qua ci va solo se deve scaricare l'acqua o se altrimenti se dobbiamo scaricare gli animali. Ma per adesso qui animali non ne scarichiamo più, perché ci abbiamo già comprati. Con questa ce ne torniamo in fattoria al biogas, abbiamo già il latte quasi quasi, adesso potremmo venire qui, caricare un po' di latte e portarlo subito alla produzione. Aspettate che spengo questo che mi dà un po' fastidio. Io non allora, autodrive molto molto bello, ma questi mi danno fastidio. Allora, andiamo su per qui e andiamo a scaricare nella trincea. L'altro aveva già finito sul 25, un mezzo giro che era rimasto l'ho fatto io, così che quello almeno ha finito. Adesso non mi ricordo i rimorchi, quale è quello in affitto e quale è quello mio. Allora, prima di fare una cavolata, adesso il problema è che qui ce la facciamo a scaricare o si blocca? Si blocca.
Cioè, manco bisogno di provarci. Guardate un po'. Allora, torniamo fuori. Magari con un po' di rincorsa. Vediamo se riusciamo a scaricare. E adesso non voglio chiuderlo il percorso. Cioè, non voglio chiuderlo. Provo a non chiuderlo il trigger, perché vorrei metterci più avanti. E che cavolo, anche quell'erba che prendo dal campo 35. Dai. C'è questo pezzetto qua che dà fastidius. E se ci vado da qui? No, proprio bloccato. Poi siamo proprio incastrati, addirittura contro il muro. Non so neanche se riesco a venirne fuori da qui. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a prendere l'altro tractor che era fermo. No, prendiamo questo. Così che attacchiamo anche il peso. Che, se non sbaglio, è quello che abbiamo lì parcheggiato. Allora, pesos. E lamas. Ok. Diamogli una bella botta, vediamo cosa succede. Dai. Mi sa che abbassiamo un pelo la lama, così che... meglio. Adesso gli diamo un'altra botta qua, vediamo se poi dopo riusciamo a passare. Perché è sta parte qui che rompe, no? Così ci stringiamo anche verso il muro, vedete che qua... Adesso solo una botta qua, vediamo se mi riesce anche qui. No, troppo secondo me. Adesso vediamo. Qui tanto vicino al muro c'è spazio. Direi che è molto, ma molto, molto meglio di prima. Adesso ti parcheggio qui. Vediamo se sto giro riusciamo a scaricare. Sì, eh. Ah, ma adesso mi scarica da quel buco maledetto. Non volevo scaricare da lì. Riusciamo a... Scarica a destra, no. Indietro sì. Perché questo da un lato è molto, molto bello recuperare il rimorchio, perché abbiamo anche la possibilità di scaricare tipo per gli animali, no? Sulla destra. Ma vai, nel biogas è meglio scaricare così centrale.
se sei un pelo fuori dalle mura della trincea, subito si lamenta che non possiamo scaricare. Ok, allora tu torni al campo 24 e poi tornerei qui, perché visto che là abbiamo finito e pecore non ne abbiamo più, farm la coronella no, abbiamo detto che è biogas farm silo 1 1. Via. Allora lui si carica quel po' di roba che è rimasta sul campo 24, poi torna qui, ok. E noi invece cosa dobbiamo fare? Beh, allora intanto dobbiamo mettere qui il nostro aiutante per il per seminare questa roba qua. In questo caso mettiamo anche qui uno, basta, no, facciamo due. Siamo al centro, morbido, va bene. Qui succederà casino perché con quei due pali lì. Aspetta, però qua voglio fare no a cerchio, ma semplice. Che cerchio? Già è un casino se lo facciamo semplice. Immaginate se lo facciamo a cerchio. Allora, tu vai dal primo, ok, e io mi vado a prendere l'altro tractor. In questo caso, di nuovo questo. Perché ragazzi dobbiamo passare anche il rullo, perché già sono le 2 di pomeriggio e entro stasera dobbiamo aver finito di seminare e di aver rullato tutto. Dobbiamo fare tutto entro oggi, perché altrimenti poi non abbiamo più tempo e la situazione qua va in scadenza, no? Dobbiamo fare tutto entro marzo. Allora, rulloide, dove sei? Rulloide. Rullo. Ecco, rulloide. La calce e il fertilizzante glielo possiamo dare anche dopo. La prima cosa importante è andando a seminare e rullare la situazione, così che le fasi di crescita cominciano ad andare avanti. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, quello possiamo farlo anche dopo. Io direi che qua facciamo un giro tutto intorno e dopo ci metterò l'aiutante. Non ci voglio mettere cosplay, perché altrimenti facciamo fare tutta l'aiutante e noi non facciamo più niente. Ma non è questo il senso di questo gioco. Qualcosa noi dobbiamo farlo, no? E poi non è che abbiamo 300 campi o 300 aiutanti, che non abbiamo il tempo. Dobbiamo solo amministrare. In questo caso un po' di tempo ce l'abbiamo e direi che possiamo dedicarci con un po' di tranquillità a rullare il nostro campo. Magari prendendolo anche tutto e non la metà. Rilassante questa cosa qua, nella speranza che non mi addormento qui al volante, mi picchio contro un muretto, un qualcosa. No, speriamo di no, dai. Allora, quello ha iniziato di nuovo a perché non ha ancora caricato dell'erba? Non vorrei che ha preso il punto sbagliato. Vabbè. Mm.
Adesso non c'è più proprio, perché non c'è? Boh, non so cosa succede. Allora, uno ha finito lì, bloccato da un ostacolo, e me lo immaginavo quasi. Tanto per cambiare. Quale che si è bloccato? Il seminatore si è bloccato. Colui che dovrebbe seminare. Due balle, sicuramente è fermo a quel cacchio di palo. Ragazzi, c'ho una pazienza con quel palo. Ma ormai mi conviene arrivare fino là sopra, poi una volta che metto l'aiutante. Questo se la vede lui, e magari io quel pezzetto lì me lo posso fare anche a mano. Allora, vediamo un po' come lo mettiamo. Direi che... lo mettiamo così. Vediamo. Sì, ok. Ah, cosa avevo detto? Era al palo. Fermo al palo, me lo immaginavo quasi. Ok, allora no, devo accendere. Cavolo, faccio pure io. Il palo, adesso proprio adesso me lo immaginavo all'altro palo, quello a bordo campo. Questo non me l'aspettavo, ma vabbè, uguale. Sembra un palo era comunque. Vediamo cosa succede con gli altri pali, no? Visto che ci siamo. L'altro invece inizia... ah, l'altro addirittura sta andando a scaricare l'erba, perfetto. Adesso ce la dovrebbe anche fare. Beh, allora, vediamo un po' adesso quando sale. Allora, salire non è un problema, secondo me è quando comincia a fare il giro che sbatte contro l'altro palo. Vediamo questo se ce la fa scaricare qui. Dai! Ma quanto materiale abbiamo qua dentro? Ah, così non lo vedo. Vediamo se scendo, se non mi ficco dentro il palo. 650.000. Buono, dai. Magari arriveremo a 700.000 con quella che raccoglieremo là, forse qualcosa in più. Speriamo, dai. Allora, questo lavora, il seminatore lavora. Andiamo a vedere, ragazzi, prezzi di vendita, o per meglio dire, andiamo prima nelle produzioni, vediamo cosa c'è dentro, cosa è rimasto lì. Allora, caseificio, gli ho portato il latte. Adesso, quando abbiamo un po' di latte di pecora in più, gli porteremo anche quello, no? Ma per adesso 2000 litri di burro e 2000 litri qui di formaggio, per adesso non ne vale la pena neanche andarci. Olio di girasoli in bottiglia, materiale mancante, cosa manca? I pallet. Vabbè, pallet si può fare, ce li ho. Il filmaster, questo va bene, non ci interessa, questo neanche, anche se abbiamo bisogno solo di concime, ma penso che quello dovrei averlo. Produzione olio di mandorla. Allora, qua non c'è più niente, il che significa disattivare. Olio di colza inattiva perché non abbiamo niente. Questo girasole via. Mais via. Avevo un compagno di classe che diceva maise invece di mais. Ma comunque, meloni, manca quasi manca il concime. Pomodori full. Oh! Mi sa che dobbiamo andare a vedere cosa fanno le nostre serre.
Anche con le favole siamo full. Va bene, ok. E qui siamo full? No, qui siamo pure full. Vacca trota. Ok, allora, l'imbottigliatrice però dov'è? Produzione olio mandorle, no. In bottiglia, fabbrica imballaggi. Ah, manca questo. Allora, tanto dobbiamo andare a vedere, dobbiamo andare a prendere la roba che ci abbiamo lì al coso, no? Quasi quasi mando il tractor. Uno, vediamo un po'. Sì, ok. Comunque, guardate un po'. Abbiamo quasi 10.000 di olio, olio di colza. Da andare a prendere. Da vendere, prezzi. Instilato. Ma non è malaccio il prezzo. Ah, questo è in salita, però non fa niente per adesso. Aspetteremo un po'. Allora, come siamo messi qua? Tu lavori. Mi sembra che ce ne sia un altro lavoro. Io quale ci mando adesso? Oh, il blu. Quello blu dov'è? Blu. Tu? Ah, tu hai finito. Bene, meglio. Così almeno ci togliamo il pensiero anche con te. Allora, andiamo a scaricare questo po' d'erba qua. E quasi quasi ci mando te, visto che sei già qua, bello operativo. No, contro il palo. Ok, allora, questo è po'. No, vai! Eh? Ah, alla fine ho preso il palo. Che due marones. Allora, facciamo una cosa, che li metto a fianco uno con l'altro, così vedo quale mi rimane nel momento in cui restituisco quello in prestito. E... allora, dov'è qui? E... Drag, qua, in affitto. Questo... Via. Vabbè, questo me ne tengo per adesso. Oh, era proprio quello che avevamo attaccato qui. Meglio così. Allora, cosa mi serviva adesso che non mi ricordo più? Oh, l'avevo detto adesso. Ah, il rimorchio per andare... No, allora, per andare a prendere i pallet ci metto l'altro blu. Tu per adesso vai un attimo in vacanza. Però potrei andare a prendere il mangime. Dai. Non con ogni cosa. Allora, andiamo a prendere... Dove sei? Qua. Ok, allora... produzione pallet. Allora, pallet, non pellet, l'altra volta ho sbagliato. Carica pallet, vamo lì. Questo ed è bloccato un'altra volta. Beh ragazzi, facciamo così, mentre lui va a prendersi i pallet, io mi finisco di seminare questo campo qua. E noi ci rivedremo nella prossima puntata, sempre qui sulla Coronella.
quando andremo a prendere i prodotti alle serre e riempiremo di nuovo tutto quello che manca nelle serre, magari il concime o i pallet o quella roba lì, e daremo di nuovo i pallet alla nostra produzione per quanto riguarda l'imbottigliamento. E una volta finito qui, direi che possiamo andare anche avanti di una notte, per meglio dire, dobbiamo seminare anche l'altro campo e dopo possiamo andare avanti di una notte tranquillamente per vedere un po' se i prezzi dell'olio in bottiglia sono saliti, così che andiamo a venderci un po' d'olio. Ragazzi, allora, prossimo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sulla Coronella. Un salutone, ciao.